della medicina generale che è stata accoppiata alla medicina d'urgenza ed ospitata nei locali ristrutturati della medicina d'urgenza, pensavamo di avervi detto tutto in termini di efficienza o di inefficienza, invece c'è di tutto e c'è di più. Gli operatori ci hanno chiamato per dimostrarci con i fatti come questo trasferimento sia stato affrettato, motivato solo da ragioni di facciata, incongruo nei tempi e poco accorto, tant'è che abbiamo ricoverati in barella in spazi attrezzati, diciamo così, per essere considerati a stanteria, momenti di attesa e di osservazione con ammalati che potrebbero essere monitorati, solo che quel monitor non trova rispondenza sul monitor che è presente sulla centralina, dove il monitor non funziona per quello e per tutti gli altri sei presenti nelle stanze dove sono ricoverati gli ammalati che arrivano per ragioni d'urgenza, gli ex ammalati ricoverati nella medicina d'urgenza. Il monitor c'è, il piano d'appoggio con tutte le attrezzature c'è, l'unità operativa c'è, ma non funziona, mancano i collegamenti. E nella stanza numero 10, creata appositamente per ospitare gli ammalati della medicina generale, a 4 letti come mostrano le tastiere, abbiamo già 5 letti. Inoltre abbiamo una affacciata, una finestra che apre sull'impianto di condizionamento dell'intero ospedale. Immaginate il rumore. Ma non è tutto. Guardate, se un ammalato ha bisogno di chiamare un infermiere, preme il pulsante, arriva l'infermiere. No, non arriva perché non c'è il campanello fuori. E allora c'è il sistema di riserva, la cicalina cinese, che suona all'esterno dove c'è l'immagine di nostro Signore Gesù, sperando che lui ci metta una mano. E in termini di efficienza, di inefficienza, di aspetto alberghiero, guardate all'esterno dell'ingresso del reparto, abbiamo il regolatore del condizionatore d'aria, il regolatore dei gas medicali, che sono accessibili a tutti. Chiunque potrebbe modificarne le impostazioni. Solo 3 sedie per un reparto da 34 pazienti, per chi deve sedere in attesa. Si aprono che le porte, ma poi che cosa c'è da aprire? Le porte sono sempre aperte, perché, come ci hanno detto, mancano le chiavi, perché non ci sono soldi per fare le copie. Possibile?